Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. In apertura la pagina politica, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Luca Lotti oggi è in Abruzzo per il tour che riguarda la campagna referendaria per il sì al referendum confermativo della legge di riforma costituzionale. Questa mattina Lotti è stato a Teramo, dove tra l'altro ha incontrato il presidente della regione Luciano D'Alfonso, con il quale ha parlato di diversi temi, tra cui la scuola e il disinquinamento dei fiumi, oltre che le periferie col piano messo in campo dal governo Renzi. Poi ha incontrato anche una rappresentanza di imprenditori del Teramano e non solo, per discutere dei provvedimenti del governo in materia economica. Nel pomeriggio invece sarà a Pescara per l'inaugurazione del circolo del PD Tiburtina Villa del Fuoco. Andiamo a vedere insieme il servizio preparato da Andrea Costantini. Non c'è solo la riforma costituzionale e la campagna per il sì al referendum confermativo del 4 dicembre nell'agenda del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Luca Lotti. Il braccio destro del premier Renzi questa mattina a Teramo ha incontrato il presidente della regione Luciano D'Alfonso per discutere la situazione delle scuole e della loro messa in sicurezza anche a seguito del sisma dello scorso 24 agosto e dei fiumi con la priorità disinquinamento. Lotti ha anche incontrato una platea di imprenditori e rappresentanti del mondo produttivo teramano e regionale, con i quali è stato affrontato il tema della manovra economico-finanziaria appena impostata dal governo e di come Roma e L'Aquila assieme possano dare una mano alla ripresa economica regionale. Quando è un'occasione nella quale ci si confronta è sempre un'occasione positiva, ripeto, ne parleremo, ascolteremo, la politica ogni tanto deve anche ascoltare, noi siamo qui anche per ascoltare, ci confronteremo e cercheremo di capire come possiamo dare una mano come governo e come Regione Abruzzo. Abbiamo già firmato con il Presidente un patto istituzionale che prende degli impegni reciproci, se ci sono altre cose sul tavolo ne discuteremo insieme a lui, come abbiamo fatto per il patto con la Regione Abruzzo, faremo per le nuove situazioni che il Presidente vorrà porci. Come detto, con il presidente D'Alfonso si è discusso di scuole e fiumi, ma anche di tutta la partita aperta dal governo sulla riqualificazione delle periferie. Entrare all'interno del dossier periferie, finanziamenti per la riqualificazione delle periferie dell'Abruzzo, c'è un piano che Renzi ha messo in campo e l'Abruzzo merita di starci. Su questi tre problemi parlerò a più riprese con Lotti, che rappresenta l'agenda, gli argomenti che pervengono a successo. Perché lui riesce a fare questo? Perché sta sul pezzo 24 ore al giorno. Io pensavo di essere un lavoratore, ma paragonandomi alle ore di lavoro di Lotti, francamente sono quasi un gaudente. E andiamo avanti con la politica, perché in questi due giorni a Teramo si stanno avvicendando esponenti di spicco del mondo politico nazionale. Ieri, in un convegno organizzato dal nuovo centrodestra, sempre nel capoluogo abruzzino, è arrivato il ministro dell'Interno Angelino Alfano, sempre per appoggiare il sì al referendum. Vediamo il servizio. Nessun ideale scritto nella nostra Costituzione viene toccato o intaccato, così il ministro dell'Interno Angelino Alfano, che ieri a Teramo ha partecipato al convegno La riforma costituzionale e il Senato delle Regioni, organizzato dal suo partito, il Nuovo Centrodestra, per spiegare le ragioni del sì al referendum del prossimo 4 dicembre, che deciderà il destino della riforma costituzionale voluta dal governo Renzi. C'è un treno che ha come destinazione il cambiamento e noi questo treno lo vogliamo prendere anche perché è l'ultimo. È una grande bugia quella di chi sostiene che subito dopo il fallimento eventuale di questa riforma se ne fa subito un'altra. L'ultimo tentativo fu 10 anni fa con la devolution del centrodestra, di Berlusconi, di Bossi. Sono passati 10 anni per un altro tentativo, stavolta ne passeranno 20 o 30. È una chance da non sprecare per chi vuole diminuire i posti dei politici, diminuire i costi nelle istituzioni, rendere il procedimento legislativo più veloce. Quello che trovo più ingannevole nella pubblicità e nella propaganda del no, che per carità è legittima, è il fatto di dire che comunque c'è bisogno di una riforma e si farà subito dopo che avremo votato no. Ma insomma è chiaro che chi dice questo è in malafede o è ignorante. Trascura il fatto che in 40 anni non si è riuscita a fare, che per far questa ci sono voluti 3 anni di mediazione parlamentare e ci vorranno ancora anni di mediazione parlamentare, perché sono 1000 parlamentari che dovranno decidere la riforma costituzionale. Per
quanto riguarda il Senato delle Regioni, si eleggeranno quindi 71 consiglieri regionali in tutta Italia e 19 sindaci. Di questi 71, un consigliere regionale dell'Abruzzo sarà senatore e un sindaco dell'Abruzzo sarà senatore. Il Senato non avrà più il potere di dare o togliere la fiducia, né vota il DPF, il documento di programmazione economica e finanziaria, ma semplicemente entra in alcune leggi che sono quelle che della regolazione dei rapporti con l'Europa, col Parlamento, con le regioni. Nell'ambito del convegno a cui hanno partecipato il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e il presidente di Confindustria Abruzzo Agostino Ballone, il deputato Paolo Tancredi e il consigliere regionale Giorgio D'Ignazio hanno presentato il comitato Insieme si cambia Teramo, gruppo che sarà composto da professionisti, imprenditori, studenti della società civile. Andiamo avanti adesso con il nostro giornale, ma apriamo la pagina della cronaca con una notizia che riguarda l'inchiesta Earthquake. Si terranno mercoledì mattina al Tribunale di Pescara gli interrogatori di garanzia dei 7 arrestati nell'ambito di questa operazione che ha portato alla luce presunte tangenti per gli appalti legati alla ricostruzione post terremoto nei comuni di Bussi in provincia di Pescara e Bugnara in provincia dell'Aquila. A partire dalle 10.30 compariranno davanti al GIP Gianluca Sarandrea le 7 persone arrestate giovedì scorso, che sono agli arresti domiciliari con il divieto di incontri e comunicazioni con persone diverse da quelle che coabitano con loro per ragioni familiari. L'inchiesta è coordinata dal procuratore capo facente funzione della Procura di Pescara Cristina Tedeschini e dai sostituti Mirvana Di Serio e Anna Rita Mantini. Conta complessivamente 11 indagati, 7 come detto sono finiti agli arresti e 4 a piede libero. Le accuse a vario titolo sono associazione a delinquere, corruzione, concussione, turbativa d'asta e falso in atto pubblico. Cambiamo ancora argomento. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non abbandonerà la città dell'Aquila. Questa la smentita che arriva proprio dall'INGV in relazione a voci che nei giorni scorsi avevano paventato l'abbandono dell'istituto da parte della città dell'Aquila. Allora andiamo ad ascoltare insieme il servizio di Giorgio Alessandri. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha l'Aquila sede in pieno centro storico nei pressi di Piazza Duomo, non lascerà la città dell'Aquila. Le notizie degli ultimi giorni, in effetti, che avevano parlato di una paventata chiusura, secondo l'INGV stesso, sono prive di fondamento. Ci sarà per ora soltanto uno spostamento negli uffici di Porta Napoli, poiché la ricostruzione del centro storico rende difficoltoso l'accesso nell'attuale sede da parte del personale. L'INGV Aquilano è una sede storica, nata nel 1958 in occasione dell'anno geofisico internazionale attorno all'osservatorio geomagnetico di Preturo, il primo in Italia. Un tema comunque che resta ancora caldo nonostante le rassicurazioni e che ha sollevato la levata di scudi dei pentastellati. Ora l'argomento approderà comunque in consiglio regionale dal momento che il consigliere del Movimento a 5 Stelle Riccardo Mercante presenterà un'interrogazione al presidente della regione Luciano D'Alfonso. La sede dell'istituto, ha ricordato Mercante, si era sviluppata in realtà grazie al progetto Abruzzo, con un accordo di programma tra il MIUR e la regione stessa. Una sede fondamentale questa in un territorio come quello aquilano, dove ogni giorno ricercatori, ingegneri, geologi e fisici svolgono attività di ricerca nel campo della sismologia applicata, con contratti a tempo determinato. L'INGV, stando alle indiscrezioni, è ancora in attesa della formalizzazione di un nuovo rapporto di collaborazione con la Regione Abruzzo. Senza questo, ovviamente, si andrà necessariamente incontro ad una significativa riduzione delle attività di ricerca e probabilmente anche ad una riduzione dell'organico. Per questo, Mercante ritiene opportuno intervenire in tempo, affinché non si piangano poi altre vittime. Come avete ascoltato, il servizio non era del collega Giorgio Alessandri, bensì di Daniela Rosone, sempre della redazione aquilana. E torniamo a Teramo, dove la commissione di garanzia e controllo, convocata per parlare soprattutto della situazione della Teramo Ambiente e della gara a doppio oggetto attualmente in corso per l'individuazione del socio privato e per analizzare la situazione dei debiti e dei crediti della municipalizzata, è stata rinviata. Dunque tanta attesa per un rinvio che andiamo a vedere nel servizio di Elisa Leuzzo.
commissione questa mattina rinviata, giusto? Rinviata, c'era l'indisponibilità del presidente Bozzelli, quindi sostanzialmente abbiamo soltanto consegnato dei documenti, che sono documenti scambiati fra la Teramo Ambiente e il Comune di Teramo, inerente all'oggetto dell'ordine del giorno odierno. Si tratta semplicemente della documentazione relativa al crediti inesigibili, per i quali nel PEF 2016 era stato fatto un provvedimento da parte del Comune di Teramo ritenendo di non inserirli, e pende un giudizio innanzi al TAR e il Comune ha confermato che ritiene opportuno che sia il TAR a decidere. E poi è stata consegnata, ma solo ai consiglieri, perché ovviamente è una cosa riservata, la bozza di transazione proposta dalla Team al Comune di Teramo in merito a tutti i debiti pregressi dal 2010 ad oggi. Questa è la situazione in generale? È la situazione in generale. Io l'auspicio è che si riesca a risolvere le questioni in via conciliativa. È evidente che non è che si può aspettare sine die, insomma, la trasmissione c'è stata della bozza di transazione il 28 giugno del 2016, visto che le commissioni hanno chiesto chiarimenti, ho ritenuto opportuno fornire a tutti i consiglieri comunali, sia maggioranza che opposizione, questa bozza di transazione, affinché poi sia il Consiglio Comunale a decidere in merito ad essa. Sono due parti, una parte è la Teramo Ambiente e l'altra è il Comune di Teramo, quindi è evidente che debba essere il Consiglio Comunale a valutare la legittimità, la convenienza o meno di questi accordi. Per quanto riguarda la sua permanenza in Team? Ma decidono i soci. Andiamo avanti. A Chieti, su proposta dei consiglieri comunali di Forza Italia, all'unanimità il compenso del gettone di presenza dei lavori odierni è stato donato in favore delle popolazioni colpite dal sisma dello scorso 24 di agosto. Il servizio di Paolo Renzetti. Consigliera Amico Monaco, oggi è arrivata la proposta in Consiglio Comunale da parte sua e del suo partito di prendere in considerazione una proposta dell'ANCI e di devolvere il gettone di presenza del Consiglio Comunale di oggi a Chieti in favore delle popolazioni terremotate. Sì, ci è arrivata questa proposta da parte dell'ANCI, un ordine del giorno di solidarietà verso i comuni terremotati del centro Italia. Lo abbiamo modificato ed integrato, quindi oltre a devolvere il gettone di presenza per quanto riguarda l'ANCI, abbiamo deciso anche di dare l'opportunità di scegliere e dare altre due opzioni, quindi di devolverlo alla Protezione Civile, sempre con causale emergenza terremoto Centro Italia con i rispettivi codice IBAN, e ad altre associazioni private, quindi non un obbligo di devolverlo per forza all'ANCI, ma dare l'opportunità e fare un gesto per non essere indifferenti. E sempre con Paolo Renzetti, adesso andiamo a Pescara, dove questa mattina c'è stata la protesta degli studenti del liceo Da Vinci. Sentiamo. Manifestazione degli studenti del Da Vinci qui alle nostre spalle. State andando in provincia, perché manifestate? Sì, stiamo manifestando per dimostrare a tutta la cittadinanza un disagio che viviamo da tempo. Fino ad ora abbiamo dato fiducia alle istituzioni, ma la fiducia è stata negata, solo promesse non rispettate, e quindi adesso vogliamo riprenderci una sede per i nostri ragazzi di Porta Nuova. Vogliamo un attimo spiegare qual è il problema? Allora, i ragazzi attualmente sono ospitati al liceo classico, ma loro non hanno una sede fissa. Ospitati, quindi non hanno le condizioni per fare scuola, non hanno aule, hanno aule piccole. Ringraziamo il classico che è stato veramente generoso a metterci a disposizione la loro scuola, ma noi vogliamo un'identità. Noi siamo il liceo scientifico Leonardo da Vinci e vogliamo rimanerlo. Fino all'anno scorso eravate ospitati nei locali di Viale Vespucci? Sì, eravamo nei locali di Viale Vespucci da ormai 7 anni, dove la provincia pagava un affitto. Dopodiché l'affitto non è stato più possibile pagarlo e quindi ci avevano detto che ci spostavano a Piazza Grue già dall'anno scorso, ma l'anno scorso invece è stata occupata dai ragazzi dell'alberghiero per un problema tecnico nella loro scuola. Quante sono le classi interessate da questo problema? Quanti studenti? Allora, noi siamo 250 studenti e quindi 10 classi e più le aule dei professori e i servizi igienici. Si è concluso con la scoperta di nuovi e giovani talenti il corso di informatica moderna tenuto dall'ingegnere Teramano, che ha venduto la sua app ad Amazon. Vediamo.
Vincenzo Di Nicola, l'ingegnere teramano che ha venduto la startup ad Amazon e che ha appena fondato Conio, la prima società italiana di intermediazione per il Bitcoin, la moneta virtuale che ne facilita l'uso e l'accesso, torna a Teramo per la conclusione del primo corso di informatica moderna, un approccio del tutto innovativo al linguaggio della programmazione. A me piace molto insegnare, come ho detto sempre, ho insegnato anche in America, a Stanford, come assistente professore. Però è ancora più bello insegnare nella mia città dove sono cresciuto, dove ho studiato, e un po' insegnare ai ragazzi quelle cose che io alla loro età avrei voluto imparare, quindi è stata una bellissima esperienza. Oggi hai portato con te Gregorio e Lorenzo, che sono i due ragazzi di 12 e 16 anni, e loro come li hai visti coinvolti? Quando Gregorio, questo ragazzo di 12 anni, è venuto al corso, sembrava un po' la nostra mascotte, questo bambino che veniva, cercava un po' di imparare. Invece è stato quello, uno dei ragazzi che ha assorbito di più le lezioni. Lorenzo di 16 anni è stato uno che, oltre ad aver assorbito, ha pure creato qualcosa di importante, ha creato dei progetti, per esempio un mini Netflix, un mini sito per poter commentare i film, e tra l'altro l'ho portato adesso a Milano, la nuova compagnia che ho creato come dipendente, quindi insomma è stato pure bello trovare persone che sembra strano a 16 anni, però insomma alla fine sono veramente molto promettenti e possono veramente creare cose importanti. Lorenzo Zanotto, 16 anni, hai creato un'app per la consultazione di ricette. Sì, è vero. Dunque, quando tornavo a casa ero indeciso su cosa realmente andare a cucinare, quindi per questo motivo ho avuto l'idea di realizzare quest'app che consentisse comodamente di cercare le ricette in base agli ingredienti che avessi a disposizione. Questo mi ha consentito anche di mettermi a confronto con quelle che sono le reali esigenze nello sviluppo software nell'informatica di oggi, oltre che affinare molto le mie competenze. Tra l'altro è stata anche un'ottima opportunità per conoscere altri ragazzi e scoprire che il nostro territorio offre molte opportunità ai giovani che vogliono mettersi in mostra e realizzare qualcosa di interessante. E poi non per ultimo c'è Gregorio Pompei, 12 anni, tu cosa hai creato? Io ancora niente, ma sto progettando un'app di un negozio di gastronomia per vedere i prodotti, varie offerte e facilitare gli ordini ai clienti di questo negozio, di questa azienda. Ora ci occupiamo di cinema, un film italo-iraniano girato a Pescara che racconta la storia di una bambina iraniana arrivata in Abruzzo per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. È stato presentato nella sede della regione Abruzzo. Vediamo se è pronto il servizio, altrimenti andiamo avanti. Assessore Di Matteo, questa mattina è stato presentato questo film italo-iraniano girato a Pescara che parla di una storia importante di questa ragazza bambina che è venuta in Italia dall'Iran a operarsi. È una cosa bellissima che lega all'interno di una potenzialità di interscambio tra l'Italia e l'Iran un ruolo strategico dell'Abruzzo, perché viene fatto qui. Viene proiettato qui questo film e in Abruzzo si creano le condizioni perché si possono determinare anche sulla sanità delle accoglienze importanti per chi ha necessità di carattere sanitario, proveniente da stati dove probabilmente ci sono impedimenti a realizzare interventi complicati. L'Abruzzo si rende disponibile a fare questo lavoro, lo farà anche per altre esigenze che si sono presentate per il Venezuela negli ultimi giorni, grazie al nostro SS Venezuela che abbiamo messo come CRAM. E così come l'Abruzzo intensificherà questo ruolo di collaborazione con l'Iran, che è uno Stato che nell'ultimo periodo ha aperto molto l'interscambio internazionale, per far sì che non perdiamo questa condizione e occasione di far crescere anche tramite l'Iran una serie di opportunità che l'Abruzzo può sviluppare. Torniamo a Chieti, dove numerose opere artistiche di pregio sono state donate dal mecenate Alfredo Paglione al Museo Barbella. Paglione, allora, ha deciso di donare gran parte delle sue opere della collezione privata al Museo Barbella di Chieti. È davvero una bella notizia per tutti gli appassionati d'arte, soprattutto per la città di Chieti, che potrà beneficiare proprio di questa sua donazione. Nella mia mente c'era già, nel mio cuore, il desiderio di lasciare non solo a Chieti, ma a tutto l'Abruzzo, tante mie opere. Le abbiamo più o meno calcolate oltre 2000, però a Chieti abbiamo dato il meglio.
veramente le opere più significative. E questa del Barbella è la collezione veramente più prestigiosa che abbia messo insieme, perché ci sono dei capolavori che non sono neanche nel resto dell'Italia. C'è un busto, ad esempio, di Antonio López García, che è considerato il più grande artista vivente al mondo. C'è la più bella sala al mondo, sempre, di Alice Sasso, che è stato possibile per me mettere insieme, perché ho salvato le opere più belle di mio cognato e quindi ho voluto lasciarle alle mie città. E poi tante altre opere, da De Chirico a Manzù, a Marino Marini, Guttuso, tutti più grandi. Diceva poco fa, è importante ora valorizzare questi beni culturali in un periodo tra l'altro non facile per le amministrazioni pubbliche. Ed è per questo che lui, all'esito di queste donazioni disposte in favore di ciascuno degli enti da lui scelti, ha deciso di promuovere la costituzione di una fondazione, la Fondazione Immagine, che oggi abbiamo costituito, e lui mi ha voluto, di questo lo ringrazio, presidente onorario, insieme a lui. Ed ora, come ogni lunedì, apriamo un'ampia pagina dedicata allo sport. Iniziamo dal calcio di Serie A e dal Pescara. Riprenderanno domani gli allenamenti del Delfino, che inizierà così a preparare il match di domenica prossima ad Udine contro la squadra di Del Neri, che ha gli stessi punti 7 dei biancazzurri. Da valutare la condizione di Vitturini, uscito anzitempo dal campo contro la Sampdoria. Mancheranno certamente Coda, Muric e Gyomber. Da verificare Verre, che però dovrebbe rientrare subito in gruppo, Crescenzi e Manai. Oddo ritroverà Zampano dopo le due giornate di squalifica. Il commento del pareggio di sabato scorso contro la Samp è affidato alle parole del centrocampista Gaston Brugman. Sicuramente 11 contro 11 qualcosa in più potevamo rischiare. Come si è messa la partita, un tempo con uno in meno è stata difficile, però abbiamo tenuto un punto da grande squadra, da grande gruppo, e questo di sicuro ci tiene più uniti per quello che arriva. Sicuramente il mister mi ha dato delle armi in preparazione che le ho capite subito, e per quello mi sta dando questa fiducia, e sicuramente anche in campo sto dimostrando quello che vuole il mister. Pescara neanche tanto fortunato, Gaston, rigore sbagliato a Roma, rigore sbagliato questa sera dal dischetto, c'è qualche problema. Memusciai e Caprari sono i rigoristi del Pescara. Brugman non ha mai calciato rigori, potresti avanzare la tua candidatura per le prossime volte? No, non cerchiamo di mettere che noi abbiamo fatto gol sul rigore, non mettiamo pressione su questo, perché siccome prima c'era che non facevamo gol, allora diciamo che tutto negativo dopo si genera che non facciamo gol, quindi pensiamo che il prossimo lo mettiamo, calcio qualsiasi compagno, e così facciamo gol. La domanda è quella che purtroppo si fa settimanalmente: questa vittoria che ancora arriva, a livello psicologico comincia a essere un po' un peso il fatto di non riuscire a portare a casa i tre punti? No, ma noi siamo umili, sappiamo la nostra strada, sappiamo che abbiamo giocato contro le prime partite contro grandi squadre e era difficile ottenere la vittoria. Non pensiamo questo, pensiamo partita dopo partita, ora pensiamo alla prossima, e come abbiamo fatto oggi usciremo in campo per vincere. Ai tifosi non possiamo dire niente, che dalla prima giornata fino ad oggi ci hanno sostenuto sempre, anche se non, ancora non arriva la vittoria, quindi applausi per loro anche. Scendiamo di categoria. In Serie D si è giocata la settima di campionato, prima sconfitta per la Vastese, che inciampa contro il Campobasso e perde la vetta. Bene l'Aquila e San Nicolò, male invece Chieti ed Avezzano. A Maolo sulla panchina del Pineto debutta a Castelfidardo con un pari 2-2. Vediamo. La Vastese cade in casa e perde la vetta del girone F. Il Campobasso di Novelli e Corsaro all'Aragona in una partita altamente spettacolare e giocata davanti ad una bella cornice di pubblico. Padroni di casa sfortunati in apertura di gara, poi i molisani colpiscono due volte con grande cinismo con il rigore di Sudan e il colpo di testa di Fioretti. Nella ripresa la reazione d'orgoglio dell'11 di Colavitto, ma la rasoiata di Felici non basta. Prima sconfitta per la Vastese ed ora in testa c'è da sola l'Agnonese grazie al punto colto a Iesi. Si sblocca in casa il San
San Nicolò, che riesce a dare continuità al blitz di Recanati, e dopo il Trissa ai Leopardiani ne cala un altro al cospetto del Romagna Centro, una delle squadre più giovani del raggruppamento. La rete di Stivaletta apre le danze, poi due gol di pregevolissima fattura di Napolano e Bisegna, giusto per ricordare quanto talento abbia la squadra di Massimo Epifani, ora a 3 punti dalla vetta. Va agli archivi con un po' di rammarico la prima di Daniele Amaulo da allenatore del Pineto. A Castelfidardo gli adriatici prima vengono infilati da Soragna, poi impattano con Esposito. Nella ripresa l'espulsione di Bordi e il successivo rigore di Antenucci regalano al Pineto il vantaggio di un gol e di un uomo, ma le solite amnesie difensive sfociano nel pareggio di Maisto. E così l'appuntamento con la vittoria è nuovamente rinviato, anche dopo la seconda espulsione di un giocatore del Castelfidardo che chiude in 9. Se non altro, la classifica viene mossa dopo 4 sconfitte consecutive. Non fa più notizia il derelitto Chieti, sul quale passeggia il Matelica guidato dall'ex Esposito. Avvio soft per il neotecnico matelicese Meco Monaco nella sua città natia. Nel girone G si regala un altro sorriso l'Aquila, che al fotofinish spugna Città di Castello. Il colpo di testa di Bartoccini al 91esimo permette all'11 di Massimo Morgia di dare concretezza alla superiorità espressa nel corso dei 90 minuti. Tante occasioni e tanta mole di gioco, ma anche qualche rischio. L'Aquila però risale ed ora è nel mucchio della parte alta di classifica. In 2 punti ci sono 8 squadre. Momento no per l'Avezzano, per cui le squadre sarde continuano ad essere indigeste. Terza compagine isolana e terza sconfitta per una squadra spuntata. Non basta la rete di Menna, smarrita la solidità di inizio stagione. Il latte dolce spugna il De Marsi 1-3, anche grazie alla giornata di grazia di Palmas. Per lui doppietta e una rovesciata da antologia. E per domenica i marsicani possono ancora preoccuparsi con la 4ª sarda consecutiva, trasferta a San Teodoro. Calcio a 5 adesso al Pallarigopiano Gremito. Il Pescara si aggiudica seccamente il derby con l'Acque Sapone per 7-1 e resta al comando della classifica in coabitazione con il Latina. Si tinge di biancazzurro il derby della massima serie di calcio a 5. Il Pescara domina alla lunga l'Acque Sapone, griffando un 7-1 che lascia pochi spazi alle interpretazioni. La squadra di Colini si mostra più forte anche delle tante assenze, fuori causa Duarte, Voltigno, Nicologi, Leggero e Cimanghigno, e piega il quintetto di Fuentes ancora alle prese con problemi di assemblaggio dopo i tanti cambiamenti estivi. Il clima da derby si respira sulle gradinate di un Pallarigopiano stracolmo e in campo, dove l'intensità è molto alta. Il Pescara parte bene, ma è l'ex Jonas a sbloccare il risultato al secondo minuto. Il Pescara accusa il colpo ma si rialza, pareggiando al 7° con Rosa. La squadra di Colini ben presto arriva al 6° fallo e De Oliveira può usufruire di un tiro libero, ma non riesce a superare Capuozzo. E allora il Pescara ribalta il risultato, ancora con un gol di Rosa che sfrutta un regalo di Zanella. Il vantaggio mette il turbo ai padroni di casa, che chiudono forte il parziale con la 3ª rete timbrata da Salas e la 4ª rete al 18° di Caputo. Fuentes prova a riordinare le idee dei suoi all'intervallo, ma il tentativo di rimonta nella ripresa viene frustrato dall'espulsione di Jonas, che il Pescara monetizza grazie al 5-1 di Canal, che scrive di fatto la parola fine al derby, anche se l'ex montesilvanese Rosa vuole prendersi il proscenio, e lo fa segnando altre 2 reti che valgono il poker personale e il 7-1 finale. Per l'Acque Sapone ancora tanto lavoro da fare, mentre il Pescara si gode il primato a punteggio pieno con il Latina. Sono risultati, direi, da prendere con le molle, no? Purtroppo devo dirlo, perché è l'inizio, loro avevano 2 assenze importanti, molto importanti, anche noi. Gli equilibri non ci sono, entrambe le squadre non hanno dei meccanismi ben collaudati, sia loro che noi. Poi devo dire che oggi noi abbiamo fatto una prestazione superlativa, potevamo anche addirittura fare qualche gol in più. Credo che oggi è una partita che tutto lo malo che ti può succedere è successo oggi, no? Per esempio il 7° gol che Murillo con la terra bagnata è andato a terra, difendendo il 4-3 lo stavamo difendendo anche bene, abbiamo preso il gol e mancava 10 secondi, è una somma di tutto, no? Una somma di tutto che a volte, quando a questo livello, pues, si paga molto caro. Adesso siamo al basket, la Globo Infoservice Campli sfrutta il calendario favorevole, centra la 3ª vittoria consecutiva al Pala Borgognoni, battuta a Rimini 77-69 e i farnesi restano in testa a punteggio pieno nel girone D. Andiamo a vedere.
Terza partita e terza vittoria. La Globo Infoservice Campli si regala il primato del girone B a punteggio pieno in coabitazione con Bisceglie. Brava la squadra di coach Millina a sfruttare il calendario di avvio stagione e dopo aver superato le Molisane, Isernia e Venafro ha regolato al Pala Borgognoni l'NTS Informatica Rimini, squadra di giovani presi per mano dal veteranissimo Charlie Foiera. Ancora un totem capace di dire la sua sotto le plance. Il quintetto farnese però, con Gatti in campo, benché non al 100%, è partito in maniera decisa, imponendo da subito la sua superiorità. Prima sgasata nel primo quarto, chiuso 19-11, secondo parziale poi da 27-15, con i romagnoli che non trovano rimedio alle iniziative di Bottioni e Petrucci e alla mano rotonda di Serroni. Dopo l'intervallo Campli torna sul parquet sazia e allora la gioventù di Rimini viene fuori, presa per mano dall'ex rosetano Foiera, 60-47 al trentesimo. Rimini si avvicina fino al meno 10 prima che Bottioni non tolga le castagne dal fuoco con un parziale di 6-0 per il 68-52. Gara in ghiaccio poi rifinita con l'ulteriore riavvicinamento di Rimini fino al 77-69 definitivo. 4 quinti dello starting five farnese in doppia cifra, top scorer Serroni, 19 punti con 9 su 10 dalla linea della carità, prestazione totale per Bottioni, 12 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, 12 per Petrucci mentre sfiora la doppia doppia Serafini, 10 punti e 9 rimbalzi, 8 punti per Duranti e Gatti, per Rimini 20 punti e 8 rimbalzi di Foiera con 9 su 15 da 2, doppia cifra anche per Battistini, 12 punti. La Globo Infoservice si gode la classifica e può preparare al meglio la trasferta sul campo della Bauer Matera del cecchino pescarese Federico Lestini, una delle squadre più quotate e attrezzate del girone D. Siamo al rugby adesso, pubblico delle grandi occasioni sugli spalti del Fattori per il derby tra L'Aquila e Gran Sasso. Alla fine la vittoria è dei neroverdi, ma lo spettacolo più bello lo hanno offerto proprio gli spettatori, oltre al consueto terzo tempo. Sentiamo. Il vero successo è quello degli appassionati di pallovare del capoluogo e del suo Interland, che in 2500 hanno assistito al primo storico derby tra L'Aquila e la Gran Sasso Rugby. Numeri da capogiro per l'eccellenza, massima espressione del rugby nazionale, figuriamoci per la Serie A, dove militano neroverdi e grigiorossi. Al termine della gara il tabellino segna 26-20 per L'Aquila, che si conferma leader del campionato e pretendente per il salto di categoria. Per la Gran Sasso grande prova, sia sotto il profilo tecnico-tattico che di orgoglio. Passando alla cronaca, dopo i primi due giri di orologio i neroverdi si portano avanti con un calcio piazzato di Filippo Di Marco. La giovane apertura aquilana, non preciso al piede, sbaglia un piazzato 5 minuti più tardi. È al tredicesimo che L'Aquila segna la prima delle sue tre mete. La terza linea Dario Bascia buca la difesa avversaria e viene fermato a pochi centimetri dalla linea di meta. Ne nasce un capovolgimento sul lato opposto che porta in meta Francesco Giorgini. La gara è equilibrata e corretta, nessun cartellino giallo fischiato negli 80 minuti e al 25esimo è l'apertura della Gran Sasso Riccardo Lorenzetti a fintare a 5 metri e schiacciare sotto i pali. Tre minuti più tardi Di Marco, su calcio di punizione, colpisce il palo. Niccolò Speranza raccoglie il pallone e schiaccia in meta, ma l'arbitro annulla. Dalla mischia che ne scaturisce, il pack nero-verde spinge e il flanker Carlo Cerasoli marca la terza meta dei padroni di casa. Cinque minuti dopo è ancora Giorgini, dopo una veloce azione palla alla mano che porta sull'allungo più importante neroverdi, 23-10. Il primo tempo però termina con la meta della Gran Sasso che si impone in mischia aperta, schiaccia oltre la linea con Domenico Guerriero e va negli spogliatoi sotto al break, 23-17. Nella ripresa il gioco è frammentato, L'Aquila soffre gli avanti grigiorossi ma migliora nelle touche. Non riesce tuttavia a concretizzare i tanti minuti passati nella 22 avversaria. Il punteggio si sblocca solo a 4 minuti dalla fine grazie ad un piazzato centrato da Gianmarco Cialente, entrato nella ripresa al posto di Di Marco. Gli risponde al piede l'estremo sudafricano Jess Dutoit, due minuti più tardi per il 26-20 finale che vale il punto di bonus difensivo per la Gran Sasso Rugby. E con il servizio di Giorgio Alessandri si chiude qui la prima edizione del TG6, prossimi appuntamenti alle 19 e alle 23, tra poco invece ci sono le previsioni del tempo. Grazie e buona giornata.